Buongiorno a tutti amici di Cavallo Magazine e benvenuti, ci troviamo ovviamente in Fiera Cavalli e siamo insieme alla squadra del Piemonte che parteciperà alla Coppa delle Regioni Pony. Siamo insieme alla squadra, questi giovanissimi cavalieri e al loro capo equipe, il signor Colonnello Hoppes. Buongiorno, 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 grazie di essere qui. Allora, cosa possiamo dire di questa squadra? Cosa ci aspettiamo? Ma io personalmente ho grandi aspettative perché ho molta fiducia in tutti loro, sono dei ragazzi che hanno lavorato e sono pronti per venire a fare questa gara qui, sicuramente ognuno di loro saprà dire la sua perché sono in grado, sono forti, io sono sicuro. Molto bene, allora andiamo direttamente a conoscere i protagonisti. Come ti chiami? Mi chiamo Mia. Quanti anni hai? 11 anni. Facciamo un giro veloce di presentazione. Tu invece? Angelica Annarovetto e ho 12 anni. Sono Thomas Matteo, ho 14 anni. Mi chiamo Ludovica e ho 12 anni. Sono Lucrezia Rangone e ho 13 anni. Sono Sofia Vercelli, ho 14 anni. Bene, continuiamo da questa parte. Raccontami, è la tua prima volta in fiera? No, ci sono venuta 2 anni fa con la mia vecchia pony Piemonte Alba Chiara. Quindi hai già esperienza, come vivi questa seconda tua edizione di Piazza di Siena? Spero che vada meglio della scorsa, Cavalli. E con un pony diverso, un po' più verde, quindi spero non abbia così tanta ansia come ne ho io. Bene. Raccontami, com'è andata la stagione 2023? Come sei arrivata fino a qua? Allora, io ho partecipato al progetto Sport e a maggio ho partecipato alla Coppa del Presidente Pony a Piazza di Siena e mi sono classificata seconda. E poi ho fatto la finale nazionale del progetto Sport, anche lì ho fatto 3 giorni netto e mi sono classificata seconda. E quindi sono qua con la mia pony a Panasci 78 a fare il best rider del progetto Sport e quindi anche la squadra del Piemonte. Raccontami del tuo pony. Allora, io l'avevo preso in affitto e ho fatto le qualifiche insieme a lui, quindi l'ho preso per poco e ho fatto veramente poche gare, però è un pony bravo. Veramente bravo e mi fido di lui. Cosa ti aspetti da questa Coppa delle Regioni? Spero vada bene. E, sei fiduciosa? Dai. Sì, diciamo di sì. Prego. Quali sono i tuoi obiettivi in questa squadra tutta al femminile? Cercare di montare bene. Di montare bene e fare un percorso con 1-0, cercare di trovare il percorso netto. Bene, e com'è stata la tua stagione, questo 2023? Cosa ti ha lasciato? Abbastanza bene, anch'io ho partecipato alla Coppa del Presidente a Piazza di Siena, ma con un altro pony. E diciamo che è andata abbastanza bene come questa stagione. E l'esperienza di Piazza di Siena ti ha reso più forte per questa Coppa delle Regioni in Fiera Cavalli? L'esperienza di squadra sì, è abbastanza, perché è importante. Tu è la tua prima volta in fiera? No, sono venuta, questo è il terzo anno di fila che vengo. È il terzo anno, allora sì. Hai un'esperienza incredibile, sarai sicuramente super tranquilla ad entrare in campo gara, vero? Sì, diciamo che comunque ho l'esperienza, quindi diciamo sono abbastanza abituata alla fiera e quindi ho delle buone aspettative per queste gare. Ciao, tu cosa ti aspetti da questa edizione di Fiera Cavalli? Mi aspetto un buon risultato perché sono già venuta 2 anni fa, sarei venuta anche l'anno scorso ma il mio pony si è fatto male, quindi abbiamo saltato e sono molto fiduciosa, mi aspetto molte aspettative. Speri di fare un bel percorso netto e di aiutare la tua squadra, insomma. Sì. Bene, allora facciamo un grandissimo in bocca al lupo a tutti questi ragazzi e farei un'ultima domanda al colonnello. Sì. Qual è l'ultimo consiglio che dai ai ragazzi prima di entrare in campo gara? Assolutamente di avere fiducia nelle proprie possibilità. Se sono qui è perché abbiamo avuto fiducia in loro
e non è possibile che dobbiamo avere più fiducia noi in loro di quanto loro ne abbiano in se stessi, perciò d'obbligo corre avere fiducia in se stessi e fare il meglio di quello che sanno fare, perché lo sanno fare. Questa è una bellissima sfida ed è un bellissimo consiglio. Grazie mille Colonnello, grazie a voi. Grazie ragazzi, grazie a voi. In bocca al lupo per a tutti quanti.